Oggi video molto diverso da solito. Dico questo perché fino ad ora non avevo né avuto la possibilità di fare questa cosa perché non avevo l'età né la possibilità economica. Dico questo perché sto andando a fare una cosa che voglio fare da anni e anni e che vedrete nel percorso del video. Da un sacco di tempo la mia insicurezza più grande è sicuramente stata quella del naso, che non mi è mai piaciuto perché è molto grosso e anche lateralmente non è la cosa più bella del mondo. Quindi ho avuto la possibilità di fare una collaborazione, diciamo, con questo chirurgo che è davvero bravissimo. Vi lascio il nome e la pagina qua. Quindi finalmente potrò migliorare un po' il mio aspetto e rendere il naso un po' più, non so, all'insù come l'ho sempre voluto. Ho appena finito di prepararmi. Questo è il mio outfit molto semplice e niente, vi porterò con me in questa avventura. Sono un po' spaventato perché appunto non ho mai fatto una cosa del genere, non so cosa accadrà. Quindi niente, lo vedrete semplicemente nel video, sperando che non me lo bannino per aghi, eccetera, eccetera. Allora, siamo qui pronti per questa super avventura. Pronti più o meno, però. Oddio, senza farci investire. Però oggi pomeriggio magari. Questo è il momento in cui inizio a cagarmi in mano. Lei sarà la mia accompagnatrice, che registrerà tutto. Non si sa come andrà a finire, spero bene, perché sennò. Addio. Siamo arrivati, mi sto cagando in mano, aiuto. Ok, allora, terminato, non ho potuto riprendere nel momento perché ovviamente c'era il lago, quindi tutte le piattaforme avrebbero bannato il video. Comunque, questo è il risultato, direi ottimo. Adesso devo aspettare che si sgonfi e che passino i rossori. E niente, il risultato è molto bello, sono molto euforico. Soddisfatto? Sì, lei ha ripreso tutto, quindi vedrete tutto nel video, sia qui che su TikTok che su Instagram. E niente, io felicissimo, vi aggiornerò nei prossimi giorni per come sarà realmente. Allora, sono appena tornata a casa un po' sfatto, mi fa strano un po' parlare, cioè aprire abbastanza la bocca perché sembra, non lo so, mi sento che ho qualcosa dentro il naso, quindi boh. E niente, allora, considerazioni finali, sono molto soddisfatto. Comunque mi ha alzato la punta esattamente come volevo. La mia insicurezza era soprattutto in questa parte, dalla parte sinistra, perché io mi giro sempre così per fare le foto e avevo sempre questa cosa tonda o scena. Mentre invece adesso mi pare che sia abbastanza, non lo so, con la punta lì in su come l'ho sempre voluto. E anche da davanti mi sembra che sia abbastanza carino. Cioè va bene, non è cambiato tantissimo da davanti, ma si è alzata un bel po' la punta e si vede. E niente, questo è il risultato finale. Fatemi sapere se vi piace. E niente, vi lascio sempre i dati del chirurgo nella descrizione. E niente, sono contentissimo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!